partita la registrazione, lascio la parola alla mia collega Laura Parigi, vi auguro buon webinar. Grazie Andrea, buonasera a tutti e a tutte anche da parte mia. Io sono Laura Parigi, una ricercatrice in dire del gruppo delle piccole scuole e anche io vi do il mio benvenuto a questo primo webinar sul tema delle aperture possibili, aperture necessarie, così questo è il titolo che abbiamo dato, a questa che vuole essere un po' la continuazione ideale del ciclo a scuola di prossimità che l'anno scorso a giugno noi abbiamo dedicato con il gruppo delle piccole scuole all'alleanza educativa tra scuola e territorio. Ripartiamo su questo tema e ci arriviamo, diciamo, un po' gradualmente, anche perché questo è un anno scolastico veramente molto difficile e che è segnato anche proprio in questa alleanza tra scuola e territorio da tutti i limiti che sono imposti dalle norme per il contenimento dei contagi da Covid-19. Tra l'altro, questo webinar nasce da un'iniziativa, una storia, che nasce da un'iniziativa del Movimento di Cooperazione Educativa che qualche mese fa ci ha proposto di dedicare un approfondimento a un tema su cui loro fanno ricerca da tanti anni, quello della didattica a classi aperte, e ci ha proposto di, appunto, di dedicare un ciclo di incontri a partire dalle esperienze che sono maturate nell'ambito della ricerca del movimento. Poi, con il passare del tempo, mentre ci incontravamo per progettare un po' più nel dettaglio questo percorso, ci siamo sentiti mancare un po' il terreno sotto i piedi, perché il lavoro a classi aperte, quando sono uscite le linee guida per la riapertura delle scuole a settembre, non era proprio, diciamo, conforme alle indicazioni che arrivavano da queste linee guida, perché gli studenti, come sappiamo, devono stare per quest'anno in gruppi stabili ai fini del tracciamento dei contagi, quindi letteralmente interpretare il concetto di classi aperte in questo momento è complicato. Nella loro proposta c'erano anche tante attività legate al lavoro sul territorio e con il progredire dei contagi anche questo è diventato più complicato perché anche uscire sul territorio, secondo le ultime indicazioni del Ministero, è vincolato a un progetto strutturato della scuola e quindi non è così semplice anche pensare a didattica all'aperto. In più, ancora si sta assistendo a un nuovo riorientamento delle regole. Da oggi, credo, nelle scuole primarie i bambini sono al banco con la mascherina fissa a volte per 8 ore quando fanno orario prolungato e alcuni segmenti della scuola sono già tornati in DAD, la secondaria di primo grado e in alcuni casi la secondaria di secondo grado in tutti i casi e in qualche caso in qualche territorio anche la scuola primaria. Quindi è stato molto difficile capire in che senso riorientare questa proposta, che era bellissima, ci arrivava dall'MCE sulle classi aperte, per fare in modo che fosse utile in questo momento complicatissimo. Però, siccome c'era tanta creatività in queste esperienze che ci venivano, su cui ci si confrontava con il movimento, e c'era anche tanta ostinazione a voler fare una scuola che non fosse una scuola in cui i bambini sono costretti a stare fermi in posizione di ascolto al banco, allora abbiamo pensato di prendere lo spunto della classe aperta e fare un ragionamento più ampio, a più raggio sulle aperture, per dare proprio valore a questo lavoro che tanti insegnanti stanno facendo, creativo, che parte proprio dai vincoli e nonostante tutto si cimenta con alternative alla didattica frontale. Quindi abbiamo detto diamo spazio a queste esperienze, cominciamo a dar spazio con queste iniziative che ci propone l'MCE, ma insomma non chiuderemo soltanto con questi 3 incontri, andremo avanti, perché secondo noi è molto importante non abbattersi in questo momento e provare a reagire a difficoltà che sta accadendo, almeno così ci è sembrato di poter essere utili noi come in dire, dando risonanza a chi fa questo. Intanto abbiamo previsto questi 3 appuntamenti, che sono quelli di oggi, che dedichiamo alle aperture che sono possibili all'interno della classe, cioè ai modi che possiamo pensare e realizzare per fare una didattica cooperativa, per fare attività di laboratorio, per fare attività di differenziazione didattica per l'inclusione, anche in un contesto che sembrerebbe essere sfavorevole a queste pratiche. Il secondo incontro, che abbiamo intitolato Fare scuola fuori dalla scuola, ed è previsto per giovedì prossimo, il 12, sempre il 17, invece interpreta l'idea dell'apertura proprio in senso più
più, diciamo, letterale, perché si raccoglie una serie di esperienze di insegnanti che lavorano all'esterno dell'edificio scolastico, che in qualche maniera si sono dati anche in questo inizio di anno una organizzazione per dare sistematicità al lavoro fuori dalla scuola, al lavoro adatto fuori dalla scuola. Infine, nel terzo incontro, la scuola aperta nell'emergenza sanitaria educativa, proviamo un po' a fare il punto sulle difficoltà, presentando il questionario realizzato da Finalmente Scuola, e che ha cercato di rilevare quelle che sono le problematiche principali affrontate dalle scuole nella giorni immediatamente dopo la riapertura, e poi proveremo a ragionare di patti educativi territoriali in questo momento e in prospettiva, perché in ogni caso vogliamo coltivare quello spunto di ricerca che è caro alle piccole scuole, perché c'è già una base di esperienze di rapporto virtuoso fra scuola e territorio, che noi pensiamo però possa essere aperto per l'appunto anche alle esperienze di quelle aree che non sono immediatamente di nostro interesse come progetto. Nell'incontro di oggi abbiamo previsto diversi interventi, il primo è di Giancarlo Caminato, che fa un'introduzione su quelle che sono le coordinate della pedagogia dell'emancipazione, cioè i quattro passi operativi che il Movimento di Cooperazione Educativa propone per la trasformazione della scuola. Segue un intervento sulla pedagogia differenziata per la scuola inclusiva a cura di Enrico Bottero e poi alcune esperienze di insegnanti che in classe hanno provato a realizzare attività cooperative e di individualizzazione, di differenziazione didattica. Il primo è quello di Sonia Sorgato, che ci parlerà del lavoro a gruppi eterogenei e del piano di lavoro. Il secondo vede il contributo di Maria Antonietta Ciarciallini e Annalisa Di Credico sull'organizzazione a gruppi laboratorio. E il terzo, invece, a cura dell'INDIRE, è presente la funzione, insomma, alcune esperienze in cui c'è una funzione chiave della tecnologia nell'apertura delle classi all'esterno. Io, detto questo, do la parola a Giancarlo Cavinato e vi ringrazio dell'attenzione. Giancarlo, ci sei? Io ci sono e dovrei mettere in condivisione un piccolo PowerPoint, se riesco. Ditemi se lo vedete. No, vediamo te. Lo dovrete vedere. No, Lo vediamo il vedete? tuo desktop. No, Giancarlo, devi selezionare il PowerPoint dal menu dei pulsanti, così hai condiviso il desktop, come abbiamo fatto prima. Però adesso come torno indietro? Interrompi condivisione. Non trovo. Vuoi, Posso preferisci? Sì, girarlo io, Giancarlo? Lo mando io il tuo ma PowerPoint. fallo tu, va bene. Non ti preoccupare. Aspetta, aspetta. Non c'è più la possibilità di condividere, però. Infatti. Lo sto aprendo io adesso. Beh, intanto buongiorno, buonasera a tutti e a tutte. Questa dell'MCE, dell'INDIRE, è una sfida, se vogliamo, nel senso che appunto parlare di classi aperte, come diceva Laura, oggi sembra piuttosto un'utopia. Però noi ci riferiamo un po' a tutta l'esperienza che i movimenti delle scuole attive, dentro cui, il cui orizzonte si colloca la pedagogia Freinet, e le esperienze nei tempi pieni, nei laboratori che si possono fare all'interno delle scuole, abbia una sua ragione, una sua radice in alcuni punti che secondo noi sono essenziali e sono appunto i quattro passi, così li abbiamo chiamati, per una pedagogia dell'emancipazione, emancipazione dai condizionamenti soprattutto, emancipazione dalla possibilità
che a volte nella scuola purtroppo si itera, di una saturazione psicologica legata a una trasmissività, alla lezione, a restare fermi immobili sui banchi. Ci ha molto ispirato la proposta che fa sempre Francesco Tonucci, per esempio, di utilizzare gli spazi scolastici come spazi laboratori, come momenti di passaggio, anche se dell'intero gruppo classe che al momento non si può separare, ma prevedendo anche delle interazioni e delle comunicazioni anche attraverso il mezzo digitale, in modo che si affrontino dei temi di ricerca. Passiamo alla diapositiva 2. E il primo passo è la democrazia a scuola, cioè la possibilità che nella scuola, come ben ipostatizza la vignetta di Francesco Tonucci, non si rimanga fermi e immobili, ma si realizzino una pluralità di attività che permettono la discussione, che permettono l'emersione di punti di vista e percezioni diverse, e la discussione in assemblea, che è il momento della circolarità. Anche la circolarità oggi sembra abbastanza problematica, ma non disperiamo, perché lavoriamo anche per la scuola del futuro. Freinet parlava di un'ottimistica fiducia nella vita. Passiamo oltre. Grazie Andrea. Il primo presupposto, come mostra la foto di Mario Lodi, è ovviamente un ascolto e una reciprocità dell'insegnante con i bambini, dei bambini con l'insegnante e dei bambini fra di loro. Passiamo. Quindi, questo richiede, anche questa può sembrare un'utopia, ma richiede un'organizzazione ben pensata, ben strutturata, decisa assieme degli spazi, dei luoghi, dei tempi, dei materiali, degli oggetti. In una scuola che durante l'estate purtroppo ha dovuto svuotarsi di molti materiali e di molti strumenti e passare a dei banchetti isolati, anche lavorare insieme in questo modo, ma ripeto, non disperiamo, passiamo oltre. La circolarità, ecco, discutere insieme, discutere e affrontare insieme una serie di problemi che i bambini individuano in base alla loro conoscenza, alla loro possibilità di rappresentarsi i cambiamenti necessari delle varie situazioni che affrontano. I bambini devono, dice la Convenzione dei diritti dell'infanzia, esprimersi, partecipare, essere coinvolti nelle scelte. E questo lo si fa attraverso dei momenti, appunto, in cui la possibilità dell'espressione poi viene recepita dagli adulti e concretizzata in azioni educative. Passiamo. Freinet vedeva tre momenti, tre punti dell'assemblea importanti. All'assemblea arrivava attraverso un cartellone, attraverso un manifesto su cui i bambini affiggevano le loro percezioni, i loro pensieri, la critica delle situazioni che si erano create nella vita della classe, la felicitazione per cose positive realizzate e le proposte che poi venivano riprese in assemblea, discusse settimanalmente e entravano a far parte del piano di lavoro di cui parlerà poi Sonia. Passiamo oltre. E quindi anche la progettazione e l'autovalutazione fanno parte un po' di tutto l'iter della vita della classe, se è una classe dinamica, attiva. Procediamo. Il secondo passo è quello che affrontiamo appunto oggi, delle attività di laboratorio e di classi aperte, cioè come fare ricerca, come creare una serie di interessi, di attenzioni attorno a degli argomenti che costituiscono un po' il paniere delle attività della classe. Non un programma prestabilito, predefinito, ma una serie di spunti tematici, oggi quanto mai significativi, attraverso cui si fa ricerca e ci si confronta sugli esiti delle ricerche. Non c'è un'unica versione. Le neuroscienze ci dicono che la mente è una mente che tende alle connessioni, a cercare i collegamenti. E il terzo passo, se andiamo avanti, è appunto legato, lei pure Andrea, ecco la ricerca, andiamo avanti, è un sistema, la scuola come un sistema di laboratori, scriveva anni fa Francesco De Bartolomeis, e quindi non la classe univoca chiusa in se stessa. Questo è un po' l'aspetto, andiamo avanti. Quindi co-costruire insieme. Questa è un'attività che può essere fatta per un'apertura dell'anno, per un'apertura di un periodo di lavoro, eccetera. Co-costruire
come si costruisce insieme una serie di elementi, come si collegano insieme, una specie di puzzle, come ci dicono gli antropologi, una conoscenza è un po' un puzzle che assembla varie parti, non qualcosa di già dato, un quadro già definito. Andiamo avanti. Ecco, possiamo procedere. Le conoscenze, è importante appunto metterle in comune. Il terzo passo, non un manuale, un libro di testo, una lezione univoca, ma appunto delle biblioteche. Quindi la scelta, la raccolta di una serie di materiali attraverso cui leggere, fantasticare, confrontarsi, discutere, cercare altre fonti. Procediamo. E noi proponiamo da molti anni ormai, visto che i libri sono importanti ed è importante che ogni scuola abbia un piccolo capitale librario a cui attingere non solo gli strumenti digitali, anche questi importanti, ma tutta la cultura depositata è fondamentale a cui attingere alla cultura depositata attraverso una varietà, una pluralità di fonti. Procediamo. Quindi la nostra proposta e quella vai pure avanti, di una biblioteca in ogni scuola e di un'adozione alternativa rispetto ai testi scolastici. Vai pure avanti, Andrea. Da molti anni la ricerca, anche la ricerca colta, aveva evidenziato l'insufficienza dei contenuti, dei materiali e la prescrittività arida che si traduce in conoscenze inerti dei manuali. Quindi proponiamo una varietà di testi attraverso le scelte alternative, che è una delle possibilità che ancora oggi, per fortuna, è data. Procediamo. Andiamo oltre, andiamo avanti. Vai avanti, quindi la scelta alternativa. Il quarto passo, la valutazione, ma su questo avremo modo di tornare magari in altri momenti. La percezione che il bambino o la bambina hanno di come funziona la valutazione, del giudizio che viene loro attribuito, è fondamentale, crea delle percezioni, modifica, sposta le percezioni e molto spesso è legata a forme di controllo del tutto esterno che non incidono effettivamente, che non producono cambiamento, trasformazione. Per noi riteniamo fondamentale l'autovalutazione. Vai pure avanti. E questo è fondamentale, questa vignetta lo mostra molto bene, un conto è misurare e un conto è valutare. Sono due operazioni diverse che in parte possono anche coincidere, ma la valutazione scolastica non può ridursi, la valutazione pedagogica, la valutazione formativa non possono ridursi alla misurazione. Procediamo. Perché la misurazione produce gerarchie indebite, produce una serie di fenomeni di autopercezione e di percezione reciproca che è bene non sviluppare, non lasciar crescere e sviluppare. Oltretutto la valutazione spesso è abbastanza soggettiva, come varie volte è stato ricordato, per cui trovare una pluralità di strumenti per una valutazione formativa è essenziale. Procediamo. Da anni conduciamo un lavoro che abbiamo chiamato, una campagna che abbiamo chiamato Voti a perdere, nella scuola una nuova forma di riciclaggio per l'abolizione dei voti numerici, cosa che è stata introdotta attualmente solamente per la scuola primaria, e noi procediamo su questo terreno. Ecco, vai pure, vai avanti. La pluralità di strumenti che oggi possiamo avere a disposizione, se si riesce a lavorare insieme, come propone per esempio lo strumento che Davide Tamagnini ha messo a punto, il semaforo, ci permette di creare una varietà di percezioni, una varietà di forme di giudizio, di narrazione, di descrizione, di tutte le dimensioni che sono plurali e sono complesse degli individui, dei soggetti con cui lavoriamo. Vai pure avanti e possiamo concludere. Non c'è solo, ovviamente, nella scuola non può esserci una valutazione solo individuale, ma anche legata ai processi di gruppo, perché se pensiamo che la classe è un gruppo, un'assemblea che funziona in modo interrelato, bisogna che riusciamo a leggere e a far leggere sia per quanto riguarda i bambini sia per quanto riguarda gli adulti, realizzando delle forme di intersoggettività, di lettura in congiunta dei processi, anche per vedere cosa cambia, che tipo di percezioni diverse hanno le diverse persone, per cercare di farle convergere in una valutazione appunto autentica e formativa. Questi sono un po' i quattro passi
e costituiscono un piccolo sistema, se vogliamo, che ci pare che possa creare un ambiente scolastico adeguato alle esigenze dell'oggi e del futuro, che per noi è ancora un po' problematico. Grazie. Grazie Giancarlo, anche per essere rimasto in maniera svizzera nei tempi. Passerei la parola a Enrico Bottero per una introduzione invece al tema che affronteremo un pochino più attraverso le pratiche oggi nel dettaglio, che è quello della pedagogia differenziata e della scuola inclusiva. Enrico, ci sei? Allora, Giancarlo ha fatto un discorso molto ampio, io sulla di pedagogia cooperativa. Io mi concentrerò di più su un aspetto che è quello della pedagogia differenziata, che è comunque un aspetto fondamentale. Toccherò tre punti, visto il tempo breve che mi è concesso. Il primo è perché la pedagogia differenziata. Secondo punto, individualizzazione o differenziazione? Che differenza c'è tra i due e quale dobbiamo scegliere? Terzo punto, quali pratiche per una pedagogia differenziata? Quali pratiche? Allora, primo punto, perché una pedagogia differenziata? Molto semplice, perché i ragazzi sono tutti diversi tra di loro. Non ci sono solo i diversi, nel senso dei ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento o che hanno qualche tipo di certificazione. La diversità è una diversità totale. La pedagogia differenziata di fatto è una realtà quotidiana incontestabile, perché nessun insegnante tratta tutti i bambini, i ragazzi allo stesso modo. Il problema però è che almeno dalla metà dell'Ottocento in poi la scuola, le scuole pubbliche, hanno adottato un modello che è quello dell'insegnamento simultaneo e trasmissivo e collettivo, cioè hanno adottato una finzione. La finzione è che i ragazzi siano tutti uguali perché hanno la stessa età. Classi omogenee per età sono questo. Questa finzione, che come potete capire non può che avere prodotto disuguaglianze, è stata messa in discussione prima dagli eventi della scuola attiva, no? Dell'educazione nouvelle nella prima metà nella prima metà del Novecento e soprattutto per venire a noi negli anni 60-70. Tutti ricorderanno le denunce di Don Milani, io cito molto più brevemente quella di Pierre Bourdieu, che qualcuno di voi ricorderà, il sociologo francese, perché aveva introdotto una frase molto importante che io vi leggo brevemente: affinché siano favoriti i più favoriti e sfavoriti i più sfavoriti, è necessario e sufficiente che la scuola, nel contenuto, nei metodi, nelle tecniche di trasmissione o nei criteri di giudizio, ignori le diseguaglianze culturali tra gli allievi di differenti classi sociali. In altre parole, trattando tutti i ragazzi, gli allievi, disuguali tra loro, come uguali in diritti e doveri, il sistema scolastico sancisce di fatto le diseguaglianze iniziali di fronte alla cultura. L'uguaglianza formale che regola la pratica pedagogica serve di fatto come maschera e giustificazione all'indifferenza nei confronti delle disuguaglianze reali nell'insegnamento e nella cultura insegnata, esattamente richiesta all'allievo. Questa è stata una denuncia molto forte, forte altrettanto come quella di Don Milani, e cioè non si può non considerare le differenze, ma non si può, cioè, secondo la formula di Bourdieu, essere indifferenti alle differenze, perché altrimenti si producono disuguaglianze. E uno dei grandi compiti della scuola pubblica è ridurre le disuguaglianze, nella misura del possibile, naturalmente. Ma qui le interpretazioni sono molto diverse. La prima, quella più tradizionalmente liberale, che ha una storia molto lontana, viene da Ferrière, viene da Claparède, e oggi da molti modelli psicologici di oggi, pensate al laboratorio dei talenti, eccetera, no? Alla riproduzione, moltiplicazione dei BES,
è quella di individualizzare, cioè sostanzialmente considerare le differenze non solo come dati di partenza, ma come dati quasi immodificabili. Per cui noi in qualche modo classifichiamo un ragazzo, gli somministriamo dei test, dopodiché prepariamo per lui un'attività didattica adatta, no? al suo livello, al suo status. Quasi che questo status sia immodificabile. Questo era un modello adottato da una parte degli attivisti, quelli di orientamento più liberale. Dall'altra parte, invece, gli altri attivisti, segnatamente Célestin Freinet, ma non solo Célestin Freinet, pensavano che le differenze bisognasse tenerne conto, ma non necessariamente rispettarle, perché le differenze vanno anche ridotte, almeno nella misura del possibile. Le differenze sono importanti, nel senso che delle differenze bisogna tener conto, ma non è detto che si devono i ragazzi lasciare così come sono, perché lasciarli così come sono vorrebbe dire legittimare quelle disuguaglianze culturali di cui parlava Bourdieu e di cui parlava molto bene la lettera a una professoressa di Don Luca. Questo che cosa vuol dire in termini pratici? In termini pratici vuol dire che si tratta di individualizzare i percorsi, ma non gli obiettivi. O perlomeno si tratta di individualizzare gli obiettivi nei tempi brevi o nei tempi lunghi. Pensiamo al piano di lavoro, per esempio, che di fatto è un'individualizzazione degli obiettivi, ma comunque un'individualizzazione che ha un termine alla fine del piano di lavoro. Ma sui tempi lunghi, pensiamo all'anno scolastico o addirittura il biennio, auspicabilmente tutti, nella misura del possibile, dovrebbero raggiungere gli stessi obiettivi. Questo proprio perché la scuola deve cercare di ridurre le disuguaglianze culturali, cioè deve cercare di perdere meno possibile allievi, di includere, come dice il titolo stesso del mio intervento. Ma allora che fare se questa è la scelta? Quella della differenziazione e non quella dell'individualizzazione. Pagate, torno solo un attimo sulla questione dell'individualizzazione. Oggi siamo in un momento in cui la, diciamo così, società fortemente individualizzata, la vittoria delle ideologie neoliberali, ha dato molto spazio all'idea di individualizzazione. Pensate alle necessità che si sente fortissima di catalogare, di classificare perfino i ragazzi che una volta chiamavamo caratteriali e rinchiuderli dentro una catalogazione, dentro una classificazione dalla quale probabilmente rischieranno di non uscire più per tutto il resto della loro vita, perché le classificazioni sono degli strumenti, ma spesso diventano anche qualcosa che ti si appiccica addosso, diventa una sorta di pregiudizio che ti porti poi dietro per tutta la tua carriera scolastica. Allora, un punto importante della scuola è andare in controtendenza rispetto a questa società fortemente individualizzata che non pensa più alla riduzione delle disuguaglianze e soprattutto non pensa più alla formazione del gruppo, del collettivo, come pensava Célestin Freinet. E le pratiche, adesso vengo alle pratiche perché così posso concludere il mio breve intervento. Una pedagogia differenziata significa non solo attività individualizzate, come pensavano Claparède o Ferrière, ma o la Parkhurst, un'allieva della Montessori, per esempio, ma organizzare in modo alternato attività collettive, attività di gruppo e attività individualizzate. Questo perché solo l'alternanza ben organizzata può permettere
di a ciascuno seguire un percorso personale, ma nel contempo lavorare con gli altri perché l'interazione con gli altri può permettergli non solo di sentirsi membro di un collettivo, ma anche di migliorare i suoi apprendimenti. Le forme di differenziazione sono principalmente di due tipi. Ecco, qui io riprendo una catalogazione, una classificazione che ha introdotto mio amico e collega Philippe Merieux. Lui parla di differenziazione successiva e di differenziazione simultanea. Che cosa vuol dire differenziazione successiva? Vuol dire che i ragazzi fanno tutti la stessa attività nello stesso momento, ma onde evitare l'esclusione di qualcuno, l'insegnante utilizza modi diversi di comunicazione. Per esempio, la consegna non viene solo espressa attraverso la forma verbale, ma attraverso la forma iconica. Le attività non devono essere solo attività di scrittura, no? Ma anche attività laboratoriali, attività pratiche. Pensate alle intelligenze multiple di Gardner, no? Si deve tenere conto delle intelligenze multiple. Un modo per non escludere significa tener conto delle diverse intelligenze. Quindi anche in una differenziazione successiva, cioè i ragazzi fanno tutti contemporaneamente la stessa cosa, si può alternare le tipologie di attività, in modo che tutti i ragazzi, siano quelli che hanno una mente, diciamo così, razionale, sia quelli che hanno, diciamo, una mente più pratica, possono non sentirsi esclusi. Ecco. E questo riguarda anche le consegne. Infine, la differenziazione simultanea, che è quello a cui accennava Giancarlo prima, e cioè i ragazzi fanno attività diverse contemporaneamente. Questo naturalmente implica un'organizzazione più complessa, la produzione di materiali, eccetera, di cui parlerà molto bene Sonia dopo di me. Sintetizzo dicendo che sostanzialmente le attività di differenziazione simultanea sono di due tipi: le attività di gruppo e le attività individualizzate. Le attività di gruppo possono essere di più tipi, naturalmente. Adesso io non ho tempo di soffermarmi su ciascuno di essi, li distingo semplicemente in due categorie, poi se qualcuno porrà delle domande avrò modo di approfondire. Gruppi eterogenei da una parte e gruppi di bisogno dall'altra. Gruppi eterogenei vuol dire gruppi di ragazzi con livelli differenti, capacità differenti, interessi differenti, ma che grazie all'interazione possono aiutarsi a vicenda e crescere vicendevolmente. Gruppi di bisogno sono gruppi temporanei, non sono gruppi di livello, ma sono gruppi necessari perché un gruppo di ragazzi che per esempio avesse dei problemi sul concetto di pronome avrebbe bisogno magari di qualche tempo per lavorare su quello, mentre altri probabilmente lavoreranno sull'utilizzazione e l'uso della moltiplicazione e qualcun altro magari sul concetto di civiltà. Questo perché comunque essendo diversi, se noi vogliamo portare tutti a livelli simili, dobbiamo tenere conto di queste difficoltà, tenere conto dei punti di partenza affinché i punti di arrivo siano simili se non uguali. L'ultimo punto è quello dell'attività individualizzata. Ecco, qui, come già diceva Giancarlo, il mio punto di riferimento, secondo me, migliore è quello diciamo, delle unità di valore, cioè sostanzialmente del piano di lavoro individualizzato e dei brevetti. Che il piano di lavoro è sostanzialmente un'attività che il bambino fa, il ragazzo fa, su sua scelta, tra un ventaglio che gli mette a disposizione l'insegnante di attività per un certo periodo, una settimana o 2 settimane, gli si mette a disposizione dei materiali e degli strumenti, si può fare aiutare anche da dei compagni, non è un'attività meramente individualizzata, e alla fine, insieme all'insegnante,
e anche con la forma dell'autovalutazione, diciamo, risponde di quello che ha fatto a fine della settimana. Quello che è interessante del piano di lavoro come e di questo tipo di contratto didattico è che non è un contratto da pedagogia bancaria, cioè l'insegnante dà un compito e il ragazzo risponde con il compito e poi l'insegnante dà il voto, ma è il ragazzo stesso che sceglie che cosa fare e scegliendo che cosa fare è motivato a farlo, a un apprendimento che lui direttamente ha scelto. Quindi anche in qualche modo la valutazione sarà una forma, come dire, di autovalutazione. È quella che Freinet chiamava la pedagogia del capolavoro. È una forma di valutazione in itinere, quella che noi chiameremmo valutazione formativa, che poi si conclude, dopo un certo periodo, a fine mese o ogni 2 mesi, con la formula del brevetto, a cui, accennerà, Sonia. Dopo di me. Bene, credo di aver concluso, forse ho finito il mio tempo e vi ringrazio. Se ci sono domande, poi ci sentiremo più avanti. Grazie a tutti. Grazie Enrico, sei stato perfetto anche se nei tempi e ti ringrazio anche per aver chiarito con il tuo intervento il senso dell'apertura che abbiamo dato all'incontro di oggi e anche per aver colto alcuni aspetti della ricerca delle piccole scuole, perché i temi che tu hai citato e l'approccio che tu hai citato sono quelli che ci hanno spinto a occuparci delle pluriclassi, che sono secondo me una risorsa per operare questa pedagogia differenziata. Io passerei rapidamente la parola a Sonia che ci presenta il piano di lavoro, che è una delle pratiche che tu hai menzionato, e che vi anticipo ci racconta come lo ha fatto, come ha lavorato nell'ambito della pedagogia Freinet, sia durante la didattica a distanza nell'anno scolastico precedente e sia quest'anno con rientro a scuola. Io sento il mio audio molto disturbato, però vabbè, Sonia, ci sei? Sì, ci sono. Ok. Che mi sentiate, che possiate vedere anche la presentazione. Bene, intanto ringrazio Indire per l'invito a questo incontro e ringrazio Giancarlo ed Enrico per la loro presentazione perché la loro presentazione mi permette di entrare proprio nel vivo della mia pratica a scuola che sto vivendo da circa 3 anni in particolare e cercando di lavorare sulle tecniche Freinet. Ringrazio anche chiaramente il gruppo di insegnanti MCE con cui condivido tutte le riflessioni che emergono da questo lavoro insieme a Enrico Bottero e quindi vi presento, come dire, un po' il frutto di queste riflessioni che ci accompagnano, che ci hanno accompagnato in questi mesi, in particolare adesso che stiamo vivendo una situazione molto difficile. Intanto io vi presenterò in particolare due tecniche Freinet, della pedagogia Freinet, perché chiaramente il tempo a disposizione è breve, però vorrei che inquadrassimo queste tecniche all'interno, appunto, come diceva anche Enrico, del quadro più ampio della pedagogia Freinet, poiché la pedagogia Freinet è caratterizzata sicuramente da tecniche. Lavoro, i brevetti, ci sono altri elementi molto importanti a cui è necessario fare riferimento proprio per non riprodurre quella didattica trasmissiva, quella pedagogia bancaria di cui si parlava prima. Per cui ne analizzeremo appunto due in particolare, ma all'interno appunto di questo quadro molto articolato. E per farlo io vi presento intanto il piano di lavoro che ci ha già mostrato Giancarlo prima in una slide, che appunto il piano di lavoro elaborato da Freinet è un piano di lavoro settimanale e riprendo in particolare alcune frasi degli invarianti di Freinet perché mi sembrano significative e le ho incontrate proprio
durante la mia pratica a scuola, in particolare l'ultima, che dice che ognuno ama scegliere il suo lavoro anche se questo non è vantaggioso. Questo capita a noi quando dobbiamo scegliere, per esempio, di leggere qualcosa, ma capita spessissimo anche ai bambini che a inizio settimana decidono magari di svolgere anche 10-15 schede di matematica. Sia l'obbligo da parte dell'insegnante. E quindi vi mostro una nostra rielaborazione del piano di lavoro che ha preso chiaramente spunto da quello frenetiano che abbiamo visto prima, ma anche da altri piani di lavoro, in particolare in Francia è molto utilizzato il piano di lavoro frenetiano, per cui abbiamo cercato di mettere insieme, di adattare il piano di lavoro alla nostra realtà, al mio contesto, che è un contesto di classe terza e lavoro in una scuola della periferia di Milano. E ora vi illustro brevemente un po' come è strutturato questo piano di lavoro e che cosa succede, che cosa fanno i bambini rispetto a questo piano di lavoro. Intanto il piano di lavoro è una modalità per organizzare il lavoro settimanale dove i bambini sono chiamati a scegliere, il numero di attività all'interno di un repertorio che noi insegnanti proponiamo loro, quindi attività che fanno riferimento alle attività collettive, perché chiaramente si alterna il lavoro individuale con appunto il piano di lavoro e il lavoro collettivo. Basato sui laboratori, più basato sulla ricerca, sulla risoluzione di problemi anche in piccolo gruppo. Per cui diciamo che il piano di lavoro individualizzato, in questo caso di lavoro individuale, occupa circa un terzo dell'intero orario scolastico. Quindi si alternano momenti collettivi a momenti appunto di lavoro individuale. Quindi cosa succede? Il lunedì mattina noi consegniamo ai bambini, a ciascun bambino, questa scheda. E ogni bambino segna su questa scheda il numero delle attività che intende svolgere. Diciamo che l'unica regola è quella di fare almeno un'attività per ogni tipologia, quindi non c'è, come dire, un valore aggiunto se i bambini mettono tantissime schede. L'importante è, diciamo, che il lavoro sia svolto con qualità e con calma, perché non c'è nessun, come dire, valore aggiunto se la quantità aumenta, anzi a volte questo può creare un grosso problema. Quindi chiediamo ai bambini di preventivare il lavoro che faranno durante la settimana e di procedere poi con il lavoro individualmente. Come vedete, ci sono attività di vario tipo in questo piano di lavoro. Ci sono attività proprio di carattere esecutivo, come le schede di matematica, ma ci sono anche altri tipi di attività che afferiscono specificatamente alle tecniche Freinet, per esempio il testo libero, la scrittura delle lettere, oppure le creazioni matematiche o la risoluzione di problemi complicati, difficili, che quindi mettono in gioco anche competenze più complesse rispetto a quello del compito esecutivo. I bambini poi possono scegliere all'interno di questi momenti su quale attività concentrarsi, per cui molto spesso i bambini si dedicano innanzitutto ad attività che loro reputano più piacevoli, come l'origami piuttosto che i disegni geometrici, e poi lasciano per ultimi attività, diciamo, più di tipo esecutivo, ma a volte capita anche esattamente il contrario, preferiscono dedicarsi ad attività prima di tipo esecutivo e per lasciare poi per ultime le altre attività. La cosa, come dire, favorevole nel mio contesto è il fatto che con la collega di classe condivido assolutamente questa modalità di lavoro, per cui i bambini effettivamente possono scegliere di svolgere un'attività magari di italiano anche quando sono presente io, che diciamo sarei più sulla. Possono comunque decidere a quale attività dedicarsi all'interno chiaramente della cornice del piano di lavoro. Durante poi l'attività, a conclusione dell'elaborazione delle schede, se sono più di carattere esecutivo, chiediamo ai bambini di autocorreggersi, per cui in classe sono presenti numerosi materiali che permettono l'autocorrezione. Adesso vi mostro appunto un'immagine
del nostro, diciamo, archivio, un vecchio archivio che abbiamo recuperato nella presidenza della scuola, abbiamo portato in classe e che utilizziamo appunto per inserire i materiali del piano di lavoro e le schede autocorrettive. In questo periodo è più difficoltoso utilizzare questi strumenti perché ci sono dei tempi molto più lunghi, i bambini devono igienizzarsi le mani, devono aspettare il turno, non possono chiaramente essere insieme a scegliere il materiale perché è necessario mantenere la distanza. Però, nonostante diciamo questi vincoli, il lavoro procede un po' come l'anno scorso in presenza, per cui i bambini scelgono all'interno di questo archivio il materiale che avevano appunto preventivato di svolgere durante la settimana. E dopo averlo svolto, si utilizzano la scheda autocorrettiva per correggere appunto il proprio lavoro. I risultati poi di questa autocorrezione vengono riportati in forma di frazione all'interno alla fine settimana chiediamo ai bambini intanto di esprimersi rispetto al fatto di avere svolto tutto o in parte il piano di lavoro e poi chiediamo loro di scrivere dei consigli per se stessi per la settimana successiva. Diciamo che si tratta di un po' un bilancio della settimana che condividiamo poi all'interno di un colloquio individuale il venerdì, per cui chiamiamo ciascun bambino a portarci il lavoro della settimana con questa scheda e poi discutiamo insieme di come è andata, magari rileviamo alcune criticità, le condividiamo e quindi possiamo inserire anche noi insegnanti, i nostri consigli all'interno di questa scheda, magari consigliando ai bambini di concentrarsi per la settimana successiva su aspetti che magari non sono stati trattati o sono stati svolti, diciamo, in maniera più superficiale. Quindi diciamo che il venerdì appunto questo momento di covalutazione insieme al bambino. Ci sono delle criticità perché è un lavoro che non è immediato, i bambini hanno impiegato molto tempo per esempio ad autocorreggersi perché ritornare sul proprio lavoro è un processo molto faticoso, però questo ci permette di intervenire anche sulle produzioni diciamo non convenzionali dei bambini in maniera non autoritaria. E quindi ci permette di lavorare proprio su i punti critici che magari emergono da un lavoro di tipo esecutivo, senza però che siamo noi a indicarli in maniera appunto direttiva. Quindi diciamo che cerchiamo di lavorare proprio sull'autoregolazione, perché il fine ultimo di tutto questo lavoro e della diciamo didattica in generale è proprio il fatto che il bambino si autoregoli nel suo processo di apprendimento. E devo dire che questo è un processo che abbiamo osservato effettivamente nei bambini, perché questo processo di autoregolazione comincia addirittura prima di iniziare il lavoro, non c'è soltanto alla fine, la valutazione non avviene soltanto alla fine, avviene addirittura appunto il lunedì mattina, quando i bambini scelgono le attività. Okay. All'inizio magari i bambini si scrivevano, non so, tantissime attività da fare durante la settimana e si rendevano poi conto di non essere in grado di portarle a termine perché avevano, diciamo, sopravvalutato la loro velocità nell'eseguire le schede. E quindi diciamo che nel corso del tempo c'è stato sempre di più una sorta di autoregolazione e di equilibrio anche nella scelta del numero di attività da fare. Qui ho riportato anche un esempio di piano di lavoro che abbiamo elaborato per un bambino che ha una disabilità che incide in maniera abbastanza importante sul piano della comunicazione e della lettoscrittura. Appunto, questa cornice del piano di lavoro ci permette di intervenire e di lavorare all'interno del contesto comune della classe, per cui ognuno è chiamato a fare qualcosa di diverso dagli altri, ma perché va nella direzione dei suoi obiettivi. Questo ci permette di lavorare moltissimo sull'inclusione.
Un altro aspetto, ecco, vedete un'altra foto di questi piani di lavoro appesi in bacheca. Quest'anno purtroppo non è possibile neanche lavorare tanto sulla documentazione a parete, purtroppo, per cui sono appesi ai banchi dei bambini. E questo permette loro di visionare il piano durante la settimana e di rendersi conto nel corso dei giorni ciò che è stato svolto e quello che invece ancora deve essere eseguito. E, un altro aspetto che penso sia interessante è il fatto che comunque, oltre alla scelta, alla possibilità di scegliere il lavoro, i bambini sono all'interno di una situazione in cui intanto ci si può aiutare perché i bambini possono alzarsi, possono chiedere ai compagni, possono a volte mettersi a coppie per eseguire uno stesso lavoro insieme. E dall'altra parte questa situazione, diciamo, quando tutto funziona e non ci sono situazioni problematiche, cosa che invece purtroppo a volte accade, ci permettono insegnanti di svincolarci, come dire, dall'assunzione diretta della gestione della classe, perché i bambini in quel momento si gestiscono da soli questo momento di lavoro individuale. Questa possibilità di staccarci dal lavoro di gestione diretta, dove siamo direttamente implicati, ci permette di osservare meglio, lavorare di più con un bambino, di lavorare di più con un gruppo, di osservare alcune dinamiche che molto spesso quando siamo presi dal flusso degli eventi, non riusciamo assolutamente ad osservare. E, ora vi mostro proprio alcuni, esempi di piani di lavoro, compilati. In questo caso appunto, sono due piani, distanti di 2 settimane, diciamo interessanti. Il consiglio che Antonio aveva dato appunto a se stesso di stare concentrato durante il lavoro e quando non c'è nulla da fare, non è intervallo, fare il piano di lavoro. Quindi, come dire, c'era un richiamo a se stesso nello sfruttare al meglio il lavoro e il tempo a disposizione. Effettivamente l'insegnante, la mia collega, ha confermato questo consiglio che il bambino si dava. E quindi diciamo le settimane successive, effettivamente il lavoro è stato completato e il bambino ha riconosciuto, come dire, una capacità di concentrazione che gli ha permesso di formulare questo consiglio, quindi continua così. Diciamo, nella restituzione che ho dato in questa settimana, quella settimana a quel bambino, ho chiesto di scrivere per esempio un testo libero per la radio, che è un progetto che stiamo realizzando in questo periodo, proprio perché quel momento, diciamo, di covalutazione ci permette magari di dare degli input in più, di dare degli spunti personalizzati sul lavoro svolto in settimana. E poi altri elementi che volevo portarvi questa volta, la didattica a distanza, cioè, elementi raccolti appunto durante un colloquio individuale, come vi dicevo, il venerdì ci sono appunto questi colloqui per fare il bilancio. Ed è una modalità che abbiamo mantenuto anche durante la didattica a distanza. All'inizio, a marzo, fine febbraio, avevamo un po' di remore nel proporre il piano di lavoro a casa durante la didattica a distanza, perché in particolare io avevo un po' di perplessità perché a casa i bambini non hanno i materiali a disposizione, non hanno le schede autocorrettive. Però diciamo che c'è stata una richiesta proprio da parte dei bambini e da parte delle famiglie che durante un'assemblea mi hanno proprio esplicitato che il piano di lavoro serviva ai bambini come metodo di lavoro e quindi abbiamo poi deciso di utilizzare il piano di lavoro chiaramente senza materiali a casa, ma predisponendo noi le attività poi da fare e poi diciamo, proponendo comunque ai bambini la possibilità di scegliere quale attività svolgere nei diversi giorni della settimana. E quindi il venerdì ci si incontrava comunque in videoconferenza e si faceva appunto il colloquio. E quindi
per fare appunto un bilancio. Quindi in questo caso Ginevra dice: beh, come è andato questa settimana? Benissimo, perché senza il piano facevo poche cose e mi dimenticavo le pagine. E sono riuscita a completarlo. Ora mi devo allenare nel corsivo, l'ho aggiunto io nel piano per allenarmi. Ieri non sono riuscita a farlo tutto, ma oggi l'ho completo. E poi va avanti a raccontare l'esperienza che avevamo appunto proposto in maniera più collettiva. Quindi è interessante secondo me quest'ultima affermazione, perché la bambina stessa a rendersi conto del punto su cui deve lavorare, in quel caso il corsivo, per esempio, che quindi è un aspetto anche molto tecnico e molto legato a un'abilità, però è significativo e comunque dobbiamo tener conto anche di questi aspetti. E poi ecco un altro elemento che è emerso in un altro colloquio con Sara è la possibilità di avere una restituzione rispetto alla progettazione dell'insegnante, per cui intanto la possibilità di capire se le proposte che stavamo facendo durante quel periodo fossero appunto fattibili per loro, per cui c'era la possibilità proprio di scambio, e dall'altra parte anche la possibilità di avere dei feedback rispetto alle loro esigenze in quel momento. Per esempio, Sara ci dice: a scuola ci aiutiamo sempre, volevo chiederti se possiamo fare dei lavori che non riusciamo molto a fare, se abbiamo dei problemi o non capiamo, chiediamo a voi maestri a scuola, ma se siete occupati a fare qualcosa, possiamo vederci in videochiamata per aiutarci. E se stiamo facendo lo stesso lavoro, per cui c'era proprio l'esigenza di lavorare insieme, di continuare questo lavoro di condivisione e di aiuto reciproco. Ecco, poi vi presento, oltre diciamo al piano di lavoro, anche la tecnica dei brevetti. Poi Laura, dimmi quanto tempo ho ancora a disposizione, perché ho perso un po' l'idea del tempo in questo Hai momento. 8 minuti, però se riesci a chiudere leggermente prima c'è qualche domanda e qualche considerazione, se vuoi, poi insomma sei Massimo, sì. rilassato. Grazie, sì, va benissimo. Riesco a raccontarvi brevemente questo altro strumento della pedagogia freinetiana, perché in realtà è estremamente importante vedere come il piano di lavoro e i brevetti siano compenetrati e che insomma facciano parte della stessa pedagogia. Intanto, per chi di voi ha avuto l'esperienza dello scautismo, sicuramente riconosce in questa idea, un'idea di Freinet ripresa però dall'auscultismo, da Baden Powell, riconosce la potenza che può avere il fatto di cimentarsi in una specialità degli scout. Per cui effettivamente Freinet aveva riconosciuto il genio pedagogico di Baden Powell, che partiva dalla possibilità dei bambini di cimentarsi in aspetti molto diversi della realtà e domandando a ciascuno di eccellere in un campo. Diciamo che quello che fa Freinet è quello di riportare questo impianto, questa idea pedagogica di Baden-Powell nella scuola, per cui si chiede ai bambini di lavorare a un brevetto, quindi di produrre un capolavoro che viene presentato alla classe rispetto ad alcuni ambiti. È chiaro che nella scuola questi brevetti devono essere, come dire, raggiunti tutti, oppure deve esserci un repertorio di brevetti che è obbligatorio perché ciascun bambino, a seconda dei suoi tempi, possa raggiungere per vivere, per saper stare al mondo. Per cui noi abbiamo iniziato proprio lo scorso anno questo lavoro sui brevetti, chiedendo ai bambini di scegliere il brevetto su cui avrebbero poi lavorato per un mese. Ecco, per il brevetto abbiamo pensato a un tempo più lungo, perché per lavorare a un capolavoro ci vuole tempo e ci vuole anche moltissime risorse per raggiungere appunto il brevetto, che poi viene presentato alla classe. Ecco,
Ecco, diciamo che ritorno su queste immagini che così mi aiutano un po' a spiegare. Noi abbiamo scelto una serie di brevetti, ma chiaramente un po' riferendoci effettivamente allo scautismo, perché siamo andati a vedere alcune pubblicazioni proprio dello scautismo, oltre che a quella, diciamo, la pubblicazione proprio di Freinet sui brevetti e i capolavori. E poi abbiamo chiesto, insomma, di lavorare ad alcuni brevetti, quest'anno sono anche cambiati, perché chiaramente cambiano a seconda degli anni scolastici, in base anche all'attività che facciamo collettivamente. Per cui è stato interessante all'inizio, proprio quando noi abbiamo parlato dei brevetti ai bambini all'interno di un consiglio, che i bambini praticamente avevano già chiare le idee rispetto a quale brevetto avrebbero potuto svolgere fin da subito. Addirittura alcuni hanno riconosciuto negli altri la capacità rispetto ad alcune cose, per cui per esempio, a un bambino hanno chiesto di fare il brevetto dell'esperto di calcolo perché aveva dimostrato più volte di essere un maestro appunto nei calcoli. E quindi i bambini, diciamo, all'interno del lavoro, dei momenti di lavoro individuale, magari al termine del piano di lavoro, possono lavorare al brevetto che hanno scelto. Quindi ciascuno sceglie un brevetto su cui intende lavorare e si cimenta. Questo può avvenire anche chiaramente in piccoli gruppi in base agli interessi di ciascun bambino. La cosa, diciamo, che ci colpisce sempre è il fatto che i bambini lavorano i brevetti anche, per esempio, durante gli intervalli. Chiaramente non siamo noi insegnanti a chiedere di lavorare durante l'intervallo, però capiscono il valore di quello che stanno facendo, la funzione che ha il brevetto all'interno della classe. Poi, alla fine, diciamo, del mese raccogliamo i lavori che i bambini hanno svolto, c'è, cioè, come dire, questa presentazione all'interno di un consiglio. Consegniamo ai bambini un riconoscimento simbolico del lavoro svolto. È un riconoscimento però che non viene soltanto da noi insegnanti, è la comunità classe che riconosce la competenza in quei bambini. Quindi è come dire un riconoscimento di abilità che però di competenze che però diventano subito al servizio della classe. Per cui io sono bravo, viene riconosciuta quella competenza che devo necessariamente mettere a disposizione degli altri. Per esempio, cioè, noi abbiamo il brevetto di cacciatore di errori, per cui i bambini che hanno preso questo brevetto sono continuamente interpellati dai compagni quando si tratta di revisionare un testo, oppure bambini che hanno scelto il brevetto di maestro di origami sono chiamati da altre colleghe in altre classi per appunto presentare magari ai compagni di altre classi un origami. Per cui diciamo che è proprio un riconoscimento di una capacità all'interno però di una comunità. Per cui diciamo che è molto interessante il lavoro. Ancora, diciamo, lo stiamo svolgendo in questo momento, per cui forse gli esiti li vedremo alla fine, però intanto vediamo che i bambini sono molto motivati rispetto a questo lavoro e quindi questo ci fa pensare che siamo giusta. Grazie. Sonia, c'erano un paio di domande. La prima credo riguardasse, insomma, c'era una segnata che chiedeva ogni quanto tu aggiorni l'archivio delle schede. L'altra domanda invece riguarda la secondaria, cioè Lidia Zambon ci chiede se ci sono proposte per la secondaria su questo modo di lavorare che tu hai raccontato. O ci sono altri ragionamenti su quanto è difficile farlo in questo momento, che favorisce la lezione frontale, ma sono quelli che sappiamo. Grazie. Sì, allora intanto l'archivio, effettivamente l'archivio delle schede è un aspetto fondamentale di questo lavoro, perché il materiale rappresenta proprio il punto di partenza del piano di lavoro. Senza materiale non si può fare il piano di lavoro. Per cui è necessaria una grandissima cura da parte nostra, che purtroppo, vabbè, non
avviene nel modo in cui vorremmo, però chiaramente le schede vanno aggiornate in base anche a quello che viene fatto in classe collettivamente, per cui devono essere continuamente cambiate e bisogna aggiornare chiaramente anche le schede autocorrettive. Per quanto riguarda la domanda sulla scuola secondaria, trovo che sia, anche la precedente, molto interessante. E sicuramente si può aprire anche alla secondaria, anzi io penso che questa attività e questa modalità di lavoro sia molto motivante, soprattutto per i ragazzi in età adolescenziale. Io ho l'esperienza più che altro dello scautismo e mi stupisco molto spesso nel vedere ragazzi che a volte reputiamo disinteressati a tutto, come si cimentano in maniera così competente rispetto al raggiungimento delle specialità scout, per cui io penso che sia possibile fare una trasposizione alla scuola secondaria e me lo auguro, anzi. Sonia, posso dire una cosa su questo? Sì, Certo. perché sulla secondaria so che ci sono esperienze, non ho notizie di esperienze italiane, ma so di esperienze europee sulla scuola secondaria. In queste esperienze spesso cambiano magari il nome, invece che piano di lavoro lo chiamano contratto didattico, ma la sostanza è la stessa. Ovviamente cambia un po' il tipo di responsabilizzazione, no? Cioè quando più il ragazzo è grande, tanto più il suo impegno nel scegliere un'attività, nell'autovalutarsi, diventa più complesso, no? Quindi chiaramente sarà un lavoro un po' diverso come livello di impegno. Il problema però nella scuola secondaria è ovviamente l'organizzazione, perché in una scuola dove c'è una pluralità di docenti sono necessari più accordi tra insegnanti per riuscire a organizzare il piano di lavoro. È necessario cioè che diventi un'attività di equipe, il che la rende ovviamente più difficile, ma non impossibile. È assolutamente possibile, è solo un problema della capacità degli insegnanti della scuola secondaria di mettersi a lavorare insieme. C'è anche un'altra piccola domanda, la domanda di Daniela Beccherini che ci chiede se il capolavoro può essere, la creazione può essere svolta in piccolo gruppo. Il brevetto. Sì. Sì, assolutamente. Sì, i bambini amano proprio lavorare al brevetto anche in piccolo gruppo, però ci sono anche bambini che lavorano individualmente al brevetto. Questa poi diventa una libera scelta. c'è il capolavoro collettivo anche. Così come c'è la corrispondenza collettiva, la corrispondenza individuale, per esempio, nella pedagogia frenetica. Perché l'individuo, il lavoro individuale è importante, ma questo individuo si inserisce all'interno di un collettivo, cioè di un gruppo. Questo è un elemento molto importante che Sonia ha già messo in evidenza. Grazie Enrico e grazie a Sonia per il suo intervento. Io adesso passerei la parola invece a Maria Antonietta Ciarciallini e Annalisa Di Crespo, che invece ci raccontano l'organizzazione a gruppi laboratorio. Ci siete? Sì, Potete condividere del siamo. materiale? Ecco, inizio. Ok. Buonasera a tutti e grazie. Allora, io sono un'insegnante ormai in pensione. E ho insegnato 35 anni nella scuola primaria di Via Bosio, una scuola a tempo pieno, all'interno della quale hanno operato 10 insegnanti, tutte iscritte al movimento di cooperazione educativa. La caratteristica della nostra scuola era quella di non avere la divisione. Questo quindi, e mettendo quindi alla base della conoscenza l'approccio sistemico della realtà. Questo ha portato a dare al laboratorio un posto privilegiato e quindi volevo veramente spendere due parole sul laboratorio. Ecco, devo rimpicciolire forse. Ecco qua.
Ho inserito delle parole tutte con la C, perché mi ci sono ritrovata nel corso di questi ormai decenni di lavoro. Allora, la prima cosa è il corpo. Il corpo come primo strumento di conoscenza, la percezione che ci permette di avere delle sensazioni, delle emozioni di questa realtà complessa. E quindi abbiamo una conoscenza a 360 gradi senza la frantumazione delle discipline. Il coraggio è quello di osare, di provare, di ricercare, sia dal punto di vista dell'insegnante, sia dal punto di vista del bambino. La comunicazione delle proprie esperienze, del proprio vissuto e delle proprie conoscenze. La cura sta in tutto quello che fa l'insegnante. Nel momento in cui sta organizzando un laboratorio, sta preparando il setting, e nel momento in cui sa che deve essere un essere trasparente, quindi non anticipare quelle che sono le osservazioni dei bambini, il fare dei bambini, e anche cura nell'osservazione, osservazioni che poi vengono riportate nel diario di bordo. Alla condivisione, cura nella condivisione nel momento in cui i ragazzi si confrontano e quindi, diciamo, quelle che sono le esperienze personali nel momento dell'incontro e della condivisione diventano un bagaglio, il bagaglio della loro conoscenza. La cooperazione, perché loro fanno insieme da piccoli gesti a grandi gesti, da momenti di riflessione a momenti di vera conoscenza. E per questo io oggi ho scelto di presentarvi, questo è il logo della nostra scuola, un laboratorio che io ho condotto parecchie volte nella mia classe, che vuole permettere di costruire ai bambini una geometria che sia una geometria attiva. E questo consiste nel consegnare ai bambini dei quadretti con il lato lungo 5 centimetri. La prima cosa, i bambini cominciano a giocare sul banco, come vedete, ognuno li accosta in maniera diversa, dà loro delle forme diverse e quindi cominciano a manipolare questo strumento semplicissimo che è il cartoncino diviso in quadretti. Una volta che ognuno, diciamo che racconta quello che ha costruito, e lo mostra ai compagni e ognuno fa delle riflessioni rispetto a quello che ha fatto il compagno e lo confronta un po' con il suo lavoro. Una volta che i bambini hanno giocato abbastanza, diciamo, con questi quadratini, gli viene data la prima consegna, che è quella un po' più precisa, e cioè giocare con i quadratini, facendo in modo però che almeno un lato di questi quadrati si tocchi. In questo modo vengono fuori delle forme che sono delle vere forme geometriche che non troveremo mai su nessun libro di testo. Come vedete, quella che abbiamo adesso ha la forma di una T. Si individuano i cinque quadratini. E in questa forma i ragazzi riescono a trovare quelli che sono i lati, a contare gli angoli presenti, a trovare il perimetro e la superficie. L'unità di misura chiaramente è il lato della mattonella e in questo modo è il primo approccio. Ah, dunque, dimenticavo una cosa importantissima. La costruzione di questa forma l'abbiamo fatta anche utilizzando il linguaggio iperlogo, la famosa tartaruga degli anni 70, in cui il bambino, partendo da un punto stabilito, percorre in modo da rappresentare con il corpo la
diciamo, la forma che aveva costruito. Perché è così importante? È importante perché in questo modo, se riesce a vedere, il bambino percorre e fa dei passi avanti, poi ad un certo punto deve girare e deve sapere, deve provare e quindi sapere se deve girare a destra oppure a sinistra, tanto quanto fino ad arrivare al punto di partenza. In questo modo ha la possibilità addirittura di scoprire se la figura che ha costruito è una figura concava o una figura convessa. Infatti, quando realizzerà il rettangolo, che è l'unica figura convessa che si riesce a costruire, farà la grande scoperta che per costruire il rettangolo si gira sempre dallo stesso lato, o a destra o a sinistra. Quando invece si gira una volta a destra e una volta a sinistra, viene fuori una figura concava. E i bambini, nel mio caso, i bambini hanno lavorato a gruppi in spazi diversificati della scuola. Oggi il lavoro potrebbe essere fatto, con tutti i divieti, potrebbe essere fatto tranquillamente da un bambino, massimo due, tenendo appunto la mascherina come viene richiesto, e poi una volta che sono state rappresentate le forme sul pavimento oppure sul banco, ci può essere la descrizione e il racconto dell'esperienza fatta dal bambino o dalla coppia di bambini. La terza fase è quella di riportare le forme realizzate sul quaderno. Come vedete, sono stati evidenziati gli angoli, sono stati evidenziati i lati, e questo li porta poi a capire che spostando semplicemente una tessera, quindi un quadratino, attraverso un movimento di traslazione, quella che è la forma T può essere tranquillamente trasformata in forma S. E quindi scoprono quelli che sono i movimenti della geometria. Come vedete, su questa pagina invece abbiamo tutte le forme che i bambini sono riusciti a scoprire: rettangolo, l'esagono, il nome delle forme sono state date da loro in base al numero dei lati. Infatti vedete l'esagono, il dodecagono, l'ottagono. E poi nell'ultima immagine trovate, non so se si riesce a vedere bene, questa tabella. Nella prima colonna abbiamo le varie tipologie di forme geometriche, quindi di poligoni che sono stati costruiti. Nella seconda colonna abbiamo il numero dei lati di ogni. Nella terza colonna abbiamo i perimetri e nella quarta abbiamo le aree. Questa è un'attività che viene fatta senza assolutamente utilizzare il metro, semplicemente utilizzando come unità di misura la mattonella. E quindi è un'attività che può essere fatta a qualunque livello. Solitamente io l'ho cominciata sempre dalla seconda. Perché è importante questo? Intanto perché è una geometria che si può costruire insieme, partendo dal corpo che organizza lo spazio, lo può modificare, perché come avete visto queste forme geometriche possono essere modificate attraverso dei movimenti molto semplici, lo classifica nel momento in cui trova che più di una forma geometrica viene chiamata esagono semplicemente perché ha sei lati, ma hanno delle forme completamente diverse, lo misura utilizzando questa unità di misura che abbiamo scelto noi, che hanno scelto che è quella della mattonella, lo monta e lo smonta, perché spostando semplicemente delle tessere crea delle nuove situazioni, e in tutto questo fare, in tutto questo confrontarsi, in tutto questo condividere sia il fare sia le loro riflessioni, lo rapporta ad altri spazi e quindi poi lo contestualizza.
Nel momento della contestualizzazione siamo arrivati veramente alla conoscenza. E poi aprire il libro e andare a ricercare quelle che sono le forme codificate, che sono i quadrati, i triangoli, li porterà ad avere già acquisito una conoscenza sul campo di quelli che sono gli elementi delle forme, proprio perché sono stati loro a rapportarsi con il loro corpo e con il loro fare a questa realtà che è quella della geometria. Quindi è importante creare in classe oggi, visto che non riusciamo a poter fare dei gruppi mobili, quindi gruppi verticali, ma dobbiamo necessariamente creare dei gruppi stabili, è importante creare momenti di laboratorio in cui la ricerca di ognuno può integrarsi con quella degli altri e quindi portare ad una crescita consapevole. Penso di aver concluso. Sì. Maria Antonietta, volevi passare la parola a Annalisa? Sì, adesso sì. Annalisa, ci sei? Ciao a tutti e ciao a tutte, ci sono. Laura, quanto tempo ho? Senti, fino alle 18:40, se per voi. Perfetto. Ok, no, volevo capire se eravamo nei tempi o se magari mi dovevo... dovevo abbreviare qualcosa, tagliare qualcosina. In ogni caso, se mi dilungo, ti chiedo di farti viva. E vabbè, non ti preoccupare. C'ho un po'. Riuscite a vedere il mio schermo? Sì, vediamo sì, bene. Sì. Ok. Allora, io mi aggancio ad Antonietta, che è stata la mia collega da quando, insomma, sono arrivata nella scuola di Via Bosio, e quindi vi volevo raccontare quella che può essere un'esperienza laboratoriale, di laboratorio, che possiamo pensare di poter mettere in piedi anche adesso, oggi, con tutte le limitazioni a cui siamo soggetti. E quindi, insomma, ho scelto anche un po' un'esperienza di laboratorio che ho ripetuto un po' nel corso di questi 8 anni della mia esperienza a Via Bosio. Mi sembrava importante fare un paio di premesse che un po' si intrecciano tra loro. Il laboratorio è, per come insomma noi lo viviamo, per come cerchiamo di organizzarlo, è uno spazio, come diceva Antonietta, è uno spazio di ricerca. È uno spazio di ricerca nel quale la ricerca di ognuno si intreccia, e questo è fondamentale perché è uno spazio protetto all'interno del quale viene a mancare anche il giudizio. Quindi ognuno si sente libero di potersi esprimere secondo ciò che il linguaggio che gli è più congeniale, la modalità che gli è più congeniale, per arrivare a costruire un processo che sia collettivo. Dico questo perché, essendo appunto uno spazio di ricerca, anche l'insegnante ricerca insieme ai bambini nello spazio del laboratorio. E questo è importante a mio avviso perché ne ho fatto esperienza a livello personale, quindi lo volevo condividere con voi. Perché non è detto, intanto il laboratorio, appunto, questa è l'altra premessa, non è il luogo dove si insegnano delle tecniche ben precise, non è il luogo dove apprendere delle capacità tecniche, ma è il luogo dove sperimentare dei linguaggi, come il linguaggio musicale, il linguaggio artistico, il linguaggio della fotografia, il linguaggio tecnologico. Sperimentare, i bambini hanno
nel laboratorio la possibilità di sperimentare dei linguaggi, anche per misurarsi attraverso questi misurarsi, cioè per mettersi in gioco attraverso questi linguaggi, perché esulano dal lavoro più prettamente scolastico, rappresentano una possibilità aggiuntiva rispetto al lavoro appunto più didattico, che danno, questi linguaggi danno la possibilità ai bambini di uscire anche un po' dal loro ruolo cristallizzato, no? Che hanno all'interno della classe, e quindi anche i bambini che hanno possono manifestare delle difficoltà in alcune attività, in alcuni ambiti, in alcune aree, attraverso il laboratorio riescono a mettersi in gioco in maniera tale da venire fuori anche da far venire fuori delle capacità, delle competenze e come dire delle risorse proprio grazie ai molteplici linguaggi che può sperimentare. Questo vuol dire che anche l'insegnante non è detto che debba essere depositario di l'esperto di quell'ambito in particolare, di quel linguaggio in particolare, perché appunto si ricerca insieme. La cosa importante, come dire, dal punto di partenza è che anche l'insegnante che predispone, come dire, che offre o prepara la situazione, il contesto all'interno del quale il laboratorio può avvenire, è importante che parta però da una sua passione, da ciò che più lo appassiona, perché questo gli permette, ci permette, insomma, di metterci in gioco in maniera più libera e quindi per consentire al laboratorio di essere veramente un luogo dove c'è la sospensione e l'assenza del giudizio. Allora vi voglio raccontare come insomma in questi anni ho messo un po', mi sono messa alla prova, pur no, appunto non avendo nessun tipo di esperienza tecnica in materia, con dei laboratori musicali. Che spesso e volentieri, insomma, come dire, noi chiamiamo con il nome di suoni, rumori e ritmi, perché in qualche modo in quel momento partivano proprio anche un po' da una mia passione personale di approfondimento a livello del tutto iniziale. E, ho scelto questo tipo di laboratorio anche perché mi sembra una buona possibilità anche per il momento che stiamo vivendo. E voglio proprio fermarmi su questa parola, sulla parola possibilità. Credo che il laboratorio possa essere proprio definito come possibilità. Intanto è la possibilità di rompere le routine della quotidianità ed entrare in un tempo definito, che sarà comunque un tempo ricorrente, programmato e ripetuto, ma in quel momento i bambini hanno la possibilità di entrare nel mondo, nella realtà complessa, con altre lenti, in un altro modo. Hanno veramente la possibilità di aprire i propri occhi, le proprie orecchie, le proprie sensazioni corporee al mondo circostante in maniera diversa, perché la quotidianità ci fa vivere gli spazi, soprattutto quelli che viviamo in maniera abitudinaria, ci li fa vivere in maniera distratta. La nostra attenzione è un po' assopita quando ripetiamo sempre le stesse azioni negli stessi luoghi, per quanto motivanti, per quanto interessanti, però a un certo punto entra in gioco una specie di automatismo. Allora il laboratorio rompe questo automatismo e ci fa entrare nella realtà con tutti i nostri sensi, ci fa aprire le porte della percezione e ci fa vivere un ambiente, per esempio come può essere quello del giardino, in modo assolutamente molto più attento di quello che del modo in cui lo viviamo quotidianamente. E allora è proprio
in un percorso di laboratorio musicale il primo passo è proprio quello dell'ascolto. E, ascoltiamo il nostro corpo, ascoltiamo l'ambiente circostante per scoprire che è denso di innumerevoli suoni. E quando permettiamo ai bambini di entrarci con questa attenzione dedicata, più vigile, più delicata, più sensibile, i bambini saranno in grado di cogliere anche il suono più impercettibile, anche accanto ai suoni più eclatanti, più evidenti, perché l'attenzione è al massimo. E quindi a volte magari è utile, come magari in questo caso in cui c'era questo momento di ascolto dell'ambiente sonoro, è utile concentrarsi su un unico canale percettivo, oppure è importante, può essere utile invece utilizzare tutto il nostro corpo per andare a ricercare gli stimoli che mi vengono da un ambiente. In questo caso i bambini stanno facendo la caccia al vento. Avevo chiesto loro di scovare ogni piccola manifestazione del vento e di andarlo a rincorrere. Allora in questo momento tutto il nostro corpo è vigile ed deve essere pronto per cogliere ogni minimo cambiamento che può essere stato provocato dal vento, quindi ogni minimo tremolio delle foglie, il fruscio degli aghi di pino a terra o uno sfarfallio dei colori tra le chiome dell'albero mi danno il segno che lì c'è il vento è come se si azzerasse la distanza temporale tra il pensiero e la percezione, scusate, e l'azione. E tutto il corpo è coinvolto in questa ricerca e veramente in questo modo i bambini sono bravissimi a cogliere veramente quasi l'impercettibile, perché tutto quello che abbiamo intorno, a cui solitamente non facciamo più caso, è una risorsa, è un bagaglio di risorse infinito. Così anche dei legnetti che troviamo in giardino possono essere trasformati, sono dei materiali che dentro contengono molteplici possibilità sonore. Ecco che torna la parola possibilità. Quindi intorno a me troverò delle possibilità, le trovo perché mi sono impegnato a cercarle, mi sono impegnato a mettermi in questa ricerca, trovo dei materiali e allora li esploro e cerco di tirarne fuori il meglio, di tirare fuori il suono che più mi piace, che più mi soddisfa, perché attraverso quel suono verrà fuori il mio suono, il suono che, come dire, userà il materiale come tramite, ma che io andrò a cercare dentro di me ad esprimere fuori di me. Annalisa, questo può venire... scusami, sì. Faccio questa cosa antipatica, ti segnalo che mancarono 3 minuti Perfetto, grazie. Tempo. Grazie. Quindi i materiali possono essere più diversi, l'importante è mettere i bambini nella condizione di essere chiamati da un materiale, e possono essere dei oggetti di vita di uso quotidiano che però andiamo a sperimentare nelle loro molteplici possibilità, proprio per andarne a tirare fuori il suono che soddisfa il nostro bisogno di bellezza e il nostro bisogno di espressione, per veicolare quel suono che è dentro di noi, quel ritmo che vogliamo tirare fuori di noi. Anche gli strumenti musicali hanno dentro molteplici possibilità da esplorare, anche se hanno magari un modo convenzionale di essere suonati, do sempre il tempo ai bambini di esplorare le molteplici possibilità che ci possono, che ci danno, le molteplici possibilità sonore. Perché poi questo suono, quando ho trovato il tramite giusto, il tramite che più mi appartiene e quindi si può fare veicolo del mio suono, del mio ritmo, del ritmo che io ho ricercato, che ho inventato, che ho ascoltato dall'ambiente circostante e ho riprodotto, allora sono pronto per mettere questo ritmo insieme a quello degli altri, quindi il contributo
di ciascuno si fonde con il contributo degli altri e rimane pur sempre riconoscibile, ma si fonde in maniera tale da permettere a tutti di essere percepiti con la stessa intensità. Quindi questo vuol dire sapersi ascoltare, quindi aver ascoltato l'ambiente circostante, aver ascoltato se stessi e saper ascoltare, mettersi in ascolto degli altri per regolare il mio volume, la mia intensità, quella degli altri, in maniera tale da non coprire il suono degli altri, ma anche per non perdermi, per riuscire ad andare insieme agli altri, a suonare insieme. Chiudo dicendo che credo che suonare insieme è anche lo strumento più semplice, il materiale più semplice. Qui i bambini stanno suonando delle ciotole d'acqua e con un suono veramente molto delicato. Credo che sia veramente un ottimo esempio di sforzo cooperativo, dove ciascuno mette il suo e lo fonde insieme agli altri ed è sempre attento a regolare il suo contributo, la sua presenza rispetto alla presenza degli altri, in modo tale che il contributo di ciascuno diventi un contributo collettivo del tutto nuovo e che un po' soddisfi il lavoro del gruppo e quindi il processo che ha portato ad arrivare, insomma, ad un momento finale che non è semplicemente un risultato, ma è un po', come dire, la percezione visibile di quello che è avvenuto durante il processo. Grazie mille per l'attenzione, spero di essere stata chiara. Grazie Annalisa, sei stata chiarissima. Io passo però velocemente la parola alle colleghe di Indire, Iose Mangione e Michelle Pieri, perché ci restano 20 minuti prima della chiusura del webinar e darei loro spazio per raccontare invece l'esperienza maturata all'interno della rete del movimento delle piccole scuole nell'utilizzo delle tecnologie per l'apertura della classe. Iose e Michelle, ci siete? Sì, Laura, siamo qua e dovresti vedere anche il nostro video teoricamente. Vedo il video e vedo le slide. Grazie tantissime. Lascio la parola a Iose. Grazie Laura, voi mi sentite bene? Benissimo, ti sentiamo perfettamente. Grazie. Allora, innanzitutto grazie Laura per questa bellissima occasione di dialogo con gli esponenti dell'MCE. E io e Michelle oggi vi presentiamo un modello di lavoro per le classi aperte in rete che abbiamo mutuato da un gruppo di ricerca canadese del Quebec, a dire la verità, con cui stiamo lavorando, e che è un modello che nasce, come vedete qui, per sostenere le piccole scuole, in particolare quelle più isolate del Quebec, in un processo di lavoro in rete e di lavoro secondo un'ottica di comunità di apprendimento, però a distanza. Questo lavoro nasce ed è il frutto di un lavoro di ricerca che noi stiamo facendo come ricercatori delle piccole scuole sul tema della didattica a distanza e delle soluzioni per le condizioni di remoteness. E in particolare abbiamo visto che con riferimento alle cosiddette rural school a livello europeo vi sono studi sull'uso delle tecnologie da parte degli insegnanti delle piccole scuole, con un focus sul divario digitale che esiste tra le piccole scuole e le scuole, tra virgolette, più urbane o rurbane. Studi che sottolineano il bisogno di guidare gli insegnanti nelle scuole rurali verso l'adozione di tecnologie in modo da integrare l'insegnamento, ma allo stesso tempo per superare quella dispersione formativa che è presente in questi territori, e studi infine che si concentrano su iniziative e programmi ministeriali volti a sostenere l'utilizzo della tecnologia per migliorare le attività di classi aperte anche a distanza. E classi in rete deriva proprio da uno di questi programmi che è stato promosso dalla comunità quebecchese e che noi abbiamo avuto l'opportunità di studiare, perché abbiamo attivato un accordo di ricerca proprio con l'École Loignier à Réseau, che è una rete promossa dal Ministero e che ha dal 2001 sperimentato questo modello, che all'inizio era pensato solo per le piccole scuole o le scuole rurali
e che dopo tanti anni, dopo aver messo in rete oltre 600 piccole scuole, ha accolto anche le scuole cosiddette tra virgolette standard. Il modello poggia su un setting ibrido, e cioè cerca di valorizzare nella progettazione educativa sia le interazioni sociali nella classe fisica, sia le interazioni sociali che vengono potenziate da quelli che sono gli spazi virtuali e quindi da una classe, tra virgolette, aumentata, sia le interazioni che avvengono in una classe estesa e che si avvale del territorio come appunto un prolungamento dell'aula. Cerco di andare avanti, anche se riesco. Quali sono le configurazioni a cui risponde questo modello? Nasce per rispondere alle esigenze di insegnanti di differenti scuole, delle regioni o di regioni distanti, che tra loro pianificano dei progetti cosiddetti a scavalco, molto presenti nella comunità quebecchese, e quindi di lavoro tra, per esempio, la quinta elementare e la prima media, dove gli studenti delle scuole secondarie si pongono e hanno un ruolo di peer aidant per quanto riguarda gli studenti delle scuole primarie. Oppure ancora si rivolge a quegli insegnanti di diverse scuole sempre distanti tra di loro, che hanno la necessità di incontrarsi, di pianificare attività di apprendimento in diverse discipline, come per esempio l'italiano, anche in situazioni di pluriclassi molto distanti tra di loro, per esempio pluriclassi che si configurano come per esempio prima, quinta. O ancora insegnanti della stessa scuola, ma di plessi differenti e distanti tra di loro, che lavorano ad un progetto comune per far apprendere agli studenti dei concetti di differenti materie. Per esempio, abbiamo visto come, a partire da quello che è stato l'uragano Katrina, loro hanno progettato dei percorsi che attraversavano geografia, scienze, probabilità e altre discipline. L'approccio pedagogico di questo modello poggia su alcuni elementi particolari, in particolare la classe come comunità di apprendimento. In questo approccio, un ambiente che favorisce la collaborazione è caratterizzato da una dinamica di classe molto particolare, perché deve sostenere il rispetto, il dialogo e l'aiuto reciproco. Ovviamente vi sono moltissime comunità, tante quante possono essere le tipologie di interazioni che si vengono a formare in relazione alle intenzioni pedagogiche, in relazione all'oggetto o obiettivo di apprendimento e in relazione al ruolo che gli studenti assumono nel favorire questa comprensione anche tra pari dell'oggetto educativo. Un secondo punto importante che caratterizza questo modello è l'insegnare per problemi anche in rete. Quindi in questo percorso l'obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti in problemi reali, lasciando allo stesso tempo però anche lo spazio per la creatività. E come vedete da questa traiettoria, l'insegnante è una guida che accompagna gli studenti in alcuni step fino alla comprensione del problema. Il terzo elemento caratterizzante è la promozione del dialogo tramite le tecnologie. Gli studenti sono coinvolti nello studio di un problema che abbiamo detto essere reale e autentico, e vengono spronati a formulare delle domande, ad esprimere delle idee, fino a condividere, a riflettere sulla comprensione di un problema. E questo lo fanno in due ambienti particolari. Uno è il cosiddetto Knowledge Forum, che è un forum avanzato sviluppato dall'Università di Toronto e che si basa su degli script narrativi che permettono agli studenti degli scambi verbali e anche dei ragionamenti costruiti a partire da quelli che sono gli obiettivi del percorso di question and answer, come lo chiamano loro, fino alla videoconferenza, un ambiente che permette agli studenti di condividere e di valorizzare le proprie riflessioni, i propri risultati. Questo modello permette di lavorare con tante configurazioni del gruppo classe. Oltre ai peer aidant che abbiamo detto prima, anche il lavoro in equipe delocalizzate, che promuove percorsi di ripetizione, di investigazione e anche di immaginazione.
E questo lavoro in equipe viene realizzato attraverso delle attività che possono sostenere le esercitazioni a squadre, forme di lavoro a distanza in equipe e anche connessioni tra pluriclassi e classi omogenee. Quello che vedete qui sono delle illustrazioni di quelle che sono le configurazioni possibili e che abbiamo avuto modo di studiare attraverso la collaborazione con i docenti ricercatori di École Loigny-Réseau. Il percorso, il modello, appunto, si realizza attraverso un percorso a step. Si parte da quello che è detto appunto il jumelage, che è l'elemento fondamentale, cioè il partenariato, il gemellaggio tra classi e plessi diversi, fino al dispiegamento e alla realizzazione del modello. Quello che abbiamo studiato e approfondito con i colleghi del Quebec è stato restituito in uno dei quaderni delle piccole scuole, che è il quaderno strumenti numero 2, classi in rete, progettare lezioni condivise per la gestione di pluriclassi aperte isolate. E io cercherò di farvi un breve resoconto per poi dare la parola a Michelle, che vi fa vedere invece uno scenario vero e proprio realizzato in Quebec. Quindi il primo step fondamentale è quello di creazione del gemellaggio, perché questo classi in rete è un modello di lezione condivisa disciplinare, quindi prevede che due classi o tre classi che lavorano insieme diventino in tutto e per tutto una classe unica, quindi due o tre docenti che si gemellano lavorano insieme definendosi dei ruoli e degli step di lavoro, ponendosi però come docenti di tutte e tre le sottoclassi che si vengono a costituire. Una figura fondamentale di questo modello è il cosiddetto consigliere pedagogico o facilitatore locale, perché è la figura che, conoscendo bene il valore educativo e le pratiche delle scuole che presentano le proprie progettazioni all'interno di questo spazio di gemellaggio, riesce a individuare le forme di partenariato migliore e quindi ad identificare e a stipulare quegli accordi e gemellaggi tra le piccole scuole. Una volta che le scuole si gemellano, devono avviare una pianificazione pedagogica, quindi devono costruire insieme una progettazione didattica su base disciplinare, tenendo conto che devono avere dei tempi e dei calendari condivisi nell'attività di apprendimento, quindi determinano, i due o tre docenti determinano delle fasce orarie per le sessioni di lavoro in videoconferenza o nel Knowledge Forum, e devono anche prevedere delle fasce orarie supplementari che loro chiamano atelier multitasking, che permettono agli studenti di completare le attività proposte, sia in classe, cioè diciamo sia nello spazio fisico della classe, sia nello spazio esteso del territorio. Ovviamente ogni insegnante definisce per sé alcuni compiti in una progettazione di dettaglio, in modo tale che si riesca facilmente anche a seguire l'attività a distanza dei vari gruppi o delle varie equip che si sono formate. Vengono identificati gli obiettivi di apprendimento che gli studenti devono raggiungere nelle forme più eterogenee dei gruppi che si verranno a creare e pianificati i momenti che permettono di tenere traccia anche del feedback sul lavoro svolto dagli studenti. Vado avanti, queste sono delle testimonianze delle colleghe e dei docenti ricercatori del Quebec che hanno sperimentato questo modello e vi faccio vedere quella che è una scheda di prima pianificazione, è la scheda che i vari docenti dei vari plessi mettono in questo spazio per cercare il proprio partner, quindi come vedete definiscono bene l'attività, il dominio formativo generale, il dominio di apprendimento, le intenzioni pedagogiche, il tipo di classe o pluriclasse a cui si possono rivolgere. E questa invece è la progettazione didattica di dettaglio, quando i docenti o le docenti si gemellano, incominciano a ragionare prevedendo un ruolo molto definito e dei tempi specifici per l'insegnante A e l'insegnante B, lungo tre macro fasi di lavoro: la preparazione, la realizzazione e l'oggettivazione e integrazione. E questa è la scheda di dispiegamento. Una volta definiti i ruoli e le attività per le varie tre fasi, i docenti realizzano una scheda di questo tipo in cui per step definiscono anche i tipi di ruoli che possono avere le tecnologie. Questo è un esempio, un'illustrazione di quella che è una classe fisica realizzata per favorire un lavoro per classi aperte all'interno di una pluriclasse. Come vedete vi sono
dei banchi di diverse dimensioni, delle pareti laboratoriali per massimizzare lo spazio di accesso anche alle classi virtuali, degli spazi specializzati, ad esempio, per collocare materiale didattico e la biblioteca di classe. Quando si parla di aprire le classi nel modello classi in rete, un ruolo fondamentale ce l'hanno i partner, gli esperti, gli artisti, i soggetti terzi di un territorio che si possono integrare alle attività e interagire con gli studenti. Questi sono soltanto alcuni degli enti culturali del territorio con cui le piccole scuole del Quebec lavorano per costruire appunto delle alleanze in cui gli stessi partner diventano educatori, docenti, formatori, allo stesso tempo i loro spazi diventano delle aule in cui fare apprendimento laboratoriale o comunque apprendimento collaborativo. Questa partecipazione degli enti culturali si inserisce in una visione che, come piccole scuole nell'ambito di un'idea di scuola di prossimità, stiamo portando avanti quando parliamo di terzi spazi di cui la scuola di prossimità può beneficiare: uno spazio extrascolastico come un museo, una biblioteca, un cinema, che possono partecipare alla costruzione di un apprendimento perché riescono a costruire una passerella in cui si attua una sinergia tra quelli che sono i contesti di educazione istituzionalizzati, i contesti educativi non formali e i contesti educativi informali. Alla luce di questa valorizzazione dei terzi spazi, passo la parola a Michelle perché lei vi presenterà invece uno scenario in cui quello che io vi ho detto, che sono gli elementi caratterizzanti di questo modello, prendono vita e possono essere più concretamente compresi. Michelle, ti passo la parola. Michelle, non ti sentiamo. Mi attivate l'audio per... Ecco, ora sì. Attivate l'audio. Sentite? Sentiamo. Allora, mi sentite? Ok, perfetto. Benissimo. Allora, fantastico, non... le positive... Ancora meglio. Per girare le diapositive, Andrea. Mi sa che le deve girare Iose perché te le gira lei. Sì, le sto provando, Andrea, ma al solito ogni tanto si blocca. Va bene. Allora, adesso come anticipato Iose. Non vi preoccupate, si fa tutto lo stesso, non c'è alcun problema. Vi presenteremo un caso le Luanian Raison. E potete vedere il ruolo. Questo modo. Vedremo il caso dei fossili. Realizzare. Michelle, ti sentiamo a intervalli. Michelle, mi senti? Prova a spegnere la videocamera. Forse... Sì, io vi sento bene, vi sento molto bene. Io anche provo. Noi adesso. Prova a spegnere la videocamera. Sì, ho spento la videocamera. Allora, e adesso vedo anche la slide successiva. Allora, questo progetto è nato su un'iniziativa. Realizzato in un anno scolastico nel 2017-2018 e ha coinvolto gli studenti di 22 classi dislocate in tutto il Quebec. E queste attività hanno permesso agli studenti di approcciarsi in modo originale a discipline come scienze, robotica, arti plastiche, musica, matematica e francese, quindi discipline molto diverse tra loro. Possiamo passare alla diapositiva successiva. Qua vi farò alcuni esempi di quello che è stato fatto concretamente. Ad esempio, vedete l'area, in questo caso è l'area di
di scienze, vedete il periodo, vedete il tipo di attività e poi vedete un'ultima colonnina dedicata al supporto. E qua Iose vi ha già introdotto gli due strumenti base che vengono utilizzati in questo modello, il Knowledge Forum e un sistema di videoconferenza che nel loro caso si chiama VIA. E voi potete vedere, questo è solo proprio a titolo di esempio, come, ad esempio, come nell'attività di ottobre relativa a scienze, l'attività riguarda il far emergere le idee iniziali degli studenti su secondo te che cos'è un fossile e il supporto utilizzato sia Knowledge Forum e questo viene utilizzato in tutte le classi. Nel mese successivo invece viene realizzata un'attività sui fossili e vi è e in questo caso però si utilizza sia VIA sia Knowledge Forum. Possiamo passare alla slide successiva. Grazie. Allora, qua poi, no, adesso ne abbiamo fatto un po' troppe però di slide, grazie mille. Qua vediamo invece come di fatto in altre due discipline coinvolte, in questo caso la robotica e le arti plastiche, poi ci saranno esempi anche tratti per la lingua francese e per la musica. Nella robotica vi è la programmazione, ad esempio, di un robot su un piano che rappresenta un'immagine del parco e anche in questo caso vengono coinvolti sia lo strumento VIA sia lo strumento Knowledge Forum. E un altro esempio sempre riportato in questa tabella è quello relativo alle arti plastiche, dove si ha la creazione, poi vedremo delle immagini di queste creature, la creazione di una creatura che può vivere sia in acqua sia su terra e anche qua inizio delle attività su VIA, creazione della creatura in classe e indagine sul Knowledge Forum. Positiva successiva, per favore. Grazie mille. Qua vediamo delle 22 classi che hanno partecipato a questa iniziativa. Come potete vedere, sono dislocate in punti molto diversi della regione e tenete conto che il Quebec non ha una grande rete ferroviaria e voi potete vedere ad esempio che ci sono delle riserve, dei parchi provinciali, poi c'è un altro a Rimouski, un altro nella Gaspésie. È un territorio abbastanza vasto e quindi questi ragazzi non hanno mai avuto occasione di incontrarsi precedentemente rispetto al progetto. Grazie mille. Allora, come dicevamo, una delle prime attività era proprio quella dedicata a far rispondere ai ragazzi, a far elaborare delle idee iniziali su che cos'è secondo te un fossile. Scrivilo con le tue parole, fai qualche e qua ho riportato alcune risposte che sono veramente carine. Ad esempio c'è un bambino che dice: penso che un fossile sia un animale antico morto nel fango. Un altro ancora dice: per me un fossile è un animale scolpito nella pietra. Un fossile è anche un animale molto antico, come un dinosauro o uno scorpione. Ci sono anche fossili d'acqua come un gambero e un pesce. Ok, quindi qua vedete proprio le risposte spontanee dei bambini. Possiamo passare alla diapositiva successiva. Sono state realizzate tre capsule, tre microunità. Queste microunità sono state presentate dal capo dipartimento della conservazione ed educazione del Parco Nazionale, quindi qua si ha proprio l'attivo coinvolgimento del personale del parco. Gli studenti hanno cercato la risposta in modo collaborativo alle domande che questa persona poneva loro e i temi trattati in queste tre microunità sono i fossili, la storia della terra e della vita e il passaggio dalla vita acquatica a quella terrestre. Grazie mille. Qua vedete alcune immagini dove ci sono i ragazzi e gli studenti che e poi viene presentato un esercizio, riconoscimento delle impronte e delle tracce, le impronte del dinosauro, le tracce umane e via dicendo. Dopo questa prima parte di lavoro, il responsabile della parte educativa del parco ha chiesto agli studenti di mettere in ordine cronologico i seguenti eventi e quindi gli studenti hanno dovuto lavorare in modo cooperativo per svolgere questo compito. Grazie. Nella seconda capsula sono stati gli studenti a porre delle domande, ad esempio in che modo si è formata la Terra, come quando si è messa a girare su se stessa, come si sono formati i primi oceani e chi sono i discendenti dei dinosauri. Grazie. Qua ci sono sempre alcune immagini dell'attività relativa alla storia della Terra.
Grazie mille. Studenti hanno quindi studiato il passaggio dalla vita acquatica a quella terrestre sulla base delle domande precedentemente di queste domande. Ci sono pesci fossili in questi parchi che i paleontologi considerano parenti stretti degli animali a quattro zampe? E quali caratteristiche comuni hanno gli animali a quattro zampe e i pesci? Che cosa pensi abbia attirato i pesci vicino alle rive ai tempi a cui risalgono questi fossili? Grazie mille. Vediamo se regge anche la videocamera. E qua abbiamo delle risposte. Ad esempio, c'è chi dice: i pesci sono usciti dall'acqua perché avevano freddo, poverini, ed erano attirati dal cibo che potevano trovare sulla terra. Michelle, ti rallenta. Ti sentiamo di nuovo male. In zampe possono quindi si sono trasformati in zampe, quindi possono uscire dall'acqua grazie ai loro polmoni, possono pure entrare e uscire. Passiamo alla diapositiva successiva. Aspetta, possiamo passare alla diapositiva successiva. Scusate, possiamo passare alla diapositiva successiva? Sì, Michelle, sono in quella dei robot esploratori, la vedi? No, io vedo ancora quella degli animali a quattro zampe. Sì, forse c'è un po' di ritardo. Ecco, adesso vedo la diapositiva dei robot esploratori e ne sono molto felice. Allora, poi avevamo detto che in questa esperienza vi era una parte anche dedicata alla robotica. Gli studenti hanno dovuto svolgere delle attività di robotica legate sempre al Parco Nazionale e hanno dovuto fare un esercizio di movimento dei robot sulla mappa del parco. Possiamo passare alla successiva. E ad esempio sono stati dati loro dei compiti come far passare il robot dal punto 1 al punto 2 al punto 3 e poi inizialmente, poi sono stati dati loro compiti più complessi, ad esempio quando il robot raggiunge il punto 1 emette un suono, quando raggiunge il punto 2 emette due suoni, quando raggiunge il punto 3 di suoni ne emette tre. Questo è stato, e per fare questo lavoro è stata organizzata una competizione a squadre. E qua vediamo i bambini in azione con i loro robot e la mappa del parco. Passiamo pure all'immagine successiva. Qua sempre bambini in azione, perfetto. Ok, e poi arriviamo a questa esperienza di arti plastiche in cui i bambini hanno dovuto creare una vera e propria creatura con le loro mani. Passiamo alla successiva. E hanno dovuto anche progettare il modello per la casa della creatura e quindi questo ha coinvolto la geometria. Ad esempio la creatura dice: devo dormire in un letto con perimetro di 70 cm ricoperto di piume multicolori perché le mie ossa sono molto vecchie e mi fanno molto male. Andiamo avanti. È stato creato infine un libro collaborativo per condividere sia le creature e il loro habitat. Grazie. Queste sono delle immagini in cui potete vedere il lavoro fatto dai bambini, dove si vede sia la creatura sia l'habitat della creatura. Grazie. Qua vedete delle altre creature, tutte molto colorate e fantasiose. Andiamo pure a altre creature ancora nelle loro casette, quella con le piume, perfetto, altre creature, andiamo pure, creature ancora, una più bella dell'altra, ok.
Qua vediamo come di fatto questa attività venga collegata anche alla musica, perché con l'aiuto di un musicista i ragazzi hanno dovuto creare un ambiente sonoro preistorico a partire dagli oggetti presenti nella classe. E questo, questa l'idea di presentarvi questa esperienza è proprio non solo per farvi vedere come viene applicato in pratica questo modello, ma anche per darvi delle idee di applicazione. Prego, grazie mille. Andare avanti. Poi gli studenti hanno anche lavorato con la stampante 3D per realizzare le loro creature su stampa 3D e per questo sono stati aiutati da studenti di un grado superiore e accompagnati nella realizzazione del loro lavoro. Con questi studenti hanno comunicato via videoconferenza. Grazie. E poi si è passati alla visita vera e propria del parco. In occasione della visita, gli studenti di 7 classi di paesi distanti tra loro si sono incontrati fisicamente e hanno proceduto dal vivo a diverse attività, sempre sotto la guida dei responsabili del parco. Qua si vedono gli studenti alla scoperta delle sale espositive. Grazie. Qua la visita al laboratorio didattico del parco. Perfetto. Gli hanno fatto fare dei giochi, sempre sul tema dei fossili. Grazie. Sempre dei giochi di scoperta, una sorta di caccia al tesoro. Qua giochi di osservazione presso la scogliera del parco. Quindi hanno fatto proprio toccare con mano ai ragazzi i fossili e li hanno anche guidati in un'attività di identificazione dei fossili. Grazie. Poi la storia della Terra su larga scala, questo è molto bello. Grazie. E qua è praticamente è l'idea come ho già ricordato, l'idea è stata quella di presentarvi l'applicazione pratica di questo modello e di farvi vedere quello che è stato fatto in Quebec. Adesso, come Iosa ha già accennato, stiamo esperendo questo modello nella regione abruzzese, anche lei ricca di parchi nazionali, e vedremo quali idee avranno i nostri docenti coinvolti nel nostro percorso per realizzare delle esperienze tra classi aperte collocate in punti diversi della regione, in scuole diverse, coinvolgendo in modo attivo il territorio. E questo è quanto. Se avete domande o curiosità, come si dice, siamo qua. Almeno con la voce, se non con l'immagine. Grazie mille. Qualcuna domanda, curiosità? O siete tutti stremati e pronti per andare a cena? Michelle, dimmi tutto. Senti, no, ti volevo ringraziare, volevo ringraziare Iose per l'intervento, intanto che aspettiamo magari giusto qualche minuto per capire se ci sono domande. Insomma, questo intervento è stato anche la conclusione di una carrellata su tanti spunti per fare scuola anche in queste circostanze, non necessariamente facendo soltanto lezione frontale. Ci ha dato anche una prospettiva su come la didattica a distanza può essere, o la didattica supportata dalle tecnologie, meglio che della didattica a distanza, può essere una risorsa anche per creare contatto, mentre in questo momento forse l'abbiamo vissuta e presentata soltanto come soluzione di rimedio nell'emergenza, una soluzione tutta centrata su videoconferenze e lezioni frontali, per cui insomma noi su questo per questo vi ringraziamo. Ringrazio anche tutti gli altri interventi. C'è Giancarlo che forse voleva dire qualcosa in conclusione. Sì, beh, intanto ringrazio tutti e tutte, è stato un pomeriggio molto ricco e interessante. Ci sono domande se è possibile pensare a una formazione, richieste di informazioni. Abbiamo messo nella chat anche il link del Movimento di Cooperazione Educativa. Devo dire in conclusione, ma riprenderemo il discorso, i prossimi step, che una delle finalità che vedevamo era quella di animare un po' un gruppo di insegnanti ricercatori, quelli che Freinet chiamava i praticiens chercheurs,
quelli che fanno ricerca, azione didattica e pedagogica, quindi ampliare anche i nostri piccoli gruppi dei quattro passi. Speriamo di continuare a incontrarci e a fare delle attività insieme. L'idea di far corrispondere, di far incontrare classi anche lontane, di piccoli paesi, eccetera, è una buonissima idea, lo facciamo da tanti anni. Grazie. Grazie a te. Grazie Giancarlo, sì certo l'apertura a collaborazioni vale anche per noi, se avete delle esperienze siamo felici di raccoglierle e restituirle insieme al gruppo del Movimento Cooperazione Educativa e anche su questi spazi di dire. Se non ci sono domande ci salutiamo, ci diamo appuntamento al prossimo incontro che è il 12, giovedì 12 sempre alle ore 17. E che dedicheremo invece proprio alle pratiche fuori dall'edificio scolastico, ai lavori, alle pratiche educative didattiche che gli insegnanti stanno realizzando sul territorio. Grazie mille Laura, grazie mille a tutti. Grazie a tutti, grazie Laura. Buona grazie serata. Buona serata. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.